In Apocalypse Now, Francis Ford Coppola fa dire a Robert Duvall: mi piace il napalm, l'odore del napalm il mattino perché sa di vittoria. Io invece dico: mi piace parlare con Giancarlo Dotto di mattino perché intanto è un mio amico, perché poi è uno fra i più forti e poi perché la vittoria è quella dell'Italia di ieri contro l'Irlanda. Evviva Giancarlo, buongiorno. Buongiorno amici, buongiorno. Il paragone con l'Apocalypse Now mi aveva un po' fatto temere all'inizio, ma poi è andata bene. Beh, è andata bene, non... sì. ci poteva stare tutto. ho temuto. Va bene, allora... Ho parlato di napalm. Va bene, allora, insomma, si va ai quarti, però così, insomma, un po' così. Come l'hai vista? Un po' così, al solito... Al solito cambiano gli allenatori, si farnetica di tattiche, di schieramenti, di progetti di gioco, alla fine poi esce sempre fuori il solito discorso, che è il discorso di un'Italia, no? Sia dai tempi di Berzot, poi con Lippi, un'Italia che a un certo punto fa gruppo, direi mucchio, inventandosi un mondo nemico, un mondo ostile, insomma. E alla fine è questo che funziona, questa grande, trovano sempre questi 3-4 capitani coraggiosi attorno ai quali costituire questa specie di furore agonistico, e anche in questo senso la metafora bellica ci sta sempre. A un certo punto l'Italia va in guerra contro il nemico e lì trova la sua espressione migliore. È proprio così, infatti i quattro capitani coraggiosi ieri sera li abbiamo identificati in Balzaretti, primo su tutti, una roba importante, Marchisio, no? De Rossi, io vedo in questi coloro i quali hanno fatto poi la partita contro un'Irlanda niente di che, però insomma volenterosa, cattiva anche, no? Come, ma neanche cattiva, muscolare come nella sua tradizione, no? Sì. Nel frattempo mi arrivano interferenze musicali, non so se adesso sono... No, era proprio la cavalcata delle Valchirie che caratterizza quella... Sì, quella sì, che sì, poi sì, te sì. Lo ricordi che voleva fare il surf quando... Sì, come no. Capolavoro come no. Assoluto. No, dove abbiamo il più grande Brando... Ricordi molto anche nella somatica. Grazie, ti ringrazio molto di avermi ricordato, perché un paio di volte mi hanno detto: ma sai che tu sei uguale a Brando? Io subito speranzoso che ti illumina, ma davvero? Cioè, sì, però l'ultimo Brando. L'ultimo? Insomma, vabbè, allora poi... Le Valchirie. Dunque, scongiurato anche ciò che si temeva per quanto riguarda la Spagna. Abbiamo fatto una menata di torrone per 72 ore, che invece è andata come doveva andare, insomma, no? La Spagna che batte la Croazia. Sì, non ci sarebbe stato nulla di scandaloso anche nell'eventuale biscotto. Insomma, noi abbiamo gridato al lupo senza essere Cappuccetto Rosso, no? Ma non sarebbe niente di scandaloso. Quando sei in palio in qualsiasi competizione, in qualsiasi gioco, anche a carte, c'è in palio una qualsiasi posta, si cerca di buttare fuori l'avversario considerato più temibile. E da questo punto di vista io non vorrei veramente mai incontrare l'Italia una volta che ha superato il girone di qualificazione. No, storicamente l'Italia fatica sempre, anche quando vince il mondiale, a superare la prima partita. Poi però quando è in gioco diventa veramente la squadra più carogna che si possa mai incontrare, quindi buttarla fuori non sarebbe stato un delitto. La Spagna però è una nazione nobile, ancora prima che una squadra di calcio nobile, che ha i suoi principi. Io le auguro solo di non incontrare l'Italia adesso nel suo cammino, ma a questo punto credo che potrà incontrarla solamente in finale. In finale, sì. Di non incontrarla in finale, perché potrebbe veramente pentirsi di non essersi servita il biscotto con la cena. Del biscotto. Senti Giancarlo, tu che sai interpretare come pochi i Modì, oppure diciamo quelli un po' sopra le righe, Balotelli. Allora, Balotelli entra e fa una preziosità straordinaria, che poi è importante anche nel risultato numerico, e la fa in un momento, credo, di suo massimo disagio. L'avevamo visto immalinconito in panchina, insomma, raggomitolato su se stesso, eccetera, eccetera. Poi entra e fa quella roba, dopo aver bisticcia con tutti, insomma, da vicolo fa come nel suo uso e costume, poi però tira fuori quella roba lì che è una meraviglia. È una meraviglia.
meraviglia anche indecifrabile, ormai lo sappiamo, cioè Balotelli è un rebus per tutti, anche per se, soprattutto per se stesso, per la madre, per le madri, non so quante sono, insomma, è veramente un enigma, ma e credo che questa sia anche la sua grande carica seduttiva, perché veramente Balotelli è un seduttore, no? Seduttore nato, cioè seduce donne e uomini, perché? Perché ha questa luce selvatica, questo magnete nello sguardo potente, dietro al quale c'è un mistero che, sempre tornando quindi a Conrad, che è tenebra pura, insomma. No, ecco, vedi come stamattina tutto rimanda a Conrad. È bellissimo. L'occhio di Balotelli è tenebra pura. E questa tenebra è quella che favorisce questa densità mediatica attorno a lui. Certo, ieri ha fatto un numero, ma un numero che se l'avesse fatto qualsiasi altro giocatore l'avremmo acclamato. Il numero fatto da lui diventerà adesso risonanza mediatica per almeno 6 mesi. Ora, il problema di Balotelli è che fa numeri ma non fa calcio. Cioè non è ancora un giocatore di calcio, fa numeri grandissimi attorno ai quali però costruisce la sua leggenda. Quando l'ho visto in panchina con quell'aria allupata da lupo, si è capito che probabilmente covava quel numero lì, insomma. Certo. Senti, da ultimo, mentre ti ringrazio per avermi concesso questi minuti che sono rubati al sonno, ti chiedo, ti piacciono questi? Ecco. Capisce che stavo dormendo. Ti conosco troppo bene. Già, proprio la qualità della voce mi ha annunciato ciò. Ti piacciono questi europei? Fino ad ora ti sono piaciuti, anzi, e adesso che si entra nel vivo, che dici? Possono riservare all'Italia qualche chance magari non pronosticabile prima? L'Italia è una carogna vagante, insomma, più che una mina vagante. Questo è un bel titolo. L'Italia carogna vagante è stupendo. Mi vengono bene dormendo, sì. Insomma, sì. Una carogna vagante. Però io ho visto una grandissima squadra l'altro giorno, l'altra sera ho visto una grandissima squadra, si chiama Portogallo, sulla quale ho un forte proposito di puntare una cifra importante, insomma, perché addirittura lo dai fino in fondo Portogallo. Guarda che l'Olanda in difesa era messa molto male, va visto alla riprova forse di qualcosa di più, che era più debolezza dell'avversario, ho paura di sì della difesa dell'Olanda. Sarà interessante vedere quale delle due tesi è giusta, ma io invece ho visto benissimo Portogallo, a prescindere da un'Olanda sicuramente debole, ma invece io vedo l'opposto, cioè un'Olanda debole in quanto schiacciata da un Portogallo enorme. Non dimentichiamo che l'Olanda aveva perso con la Danimarca, ma dominando in lungo e in largo, tirando in porta 20 volte. Con la Germania aveva giocato comunque una partita quasi alla pari, parentesi, non vedo assolutamente la Germania vincente, secondo me è una squadra che ha perso qualcosa, non l'ha trovata, perché dicono la Germania ha trovato forza diventando più concreta, più solida, meno brillante, secondo me ha perso qualcosa. Mentre il Portogallo è una squadra meravigliosa, con una difesa che è sicuramente la più forte degli europei, un centrocampo tostissimo, mancava solamente un piccolo dettaglio. Il risveglio di Ronaldo. Nel momento in cui si sveglia questo, il fenomeno, ma si sveglia in quel modo vorace in cui si è svegliato, io non vedo perché non si debba considerare la... Ma ha messo una pulce nel orecchio. Ieri ho preso una cosettina con Italia e Spagna, adesso magari ci sta che la reiteri con questa cosa. Ieri la davano a 6,50, adesso mi precipito. Mi hai messo una pulce nell'orecchio anche a me. Interrompi. Bravo, va bene. Un abbraccio grande, a forte, a te, a presto, ciao, con il grandissimo Giancarlo Dotto. Senti? Lo senti l'odore? Cosa? Andiamo! Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così! Muoveteli! Mi piace l'odore del napalm di mattina!